viene una squadra che secondo me sulla carta è una delle più forti. L'anno scorso era in Serie A e la maggior parte dei giocatori sono rimasti, quindi è un motivo deve essere per noi un motivo di grande orgoglio di misurarci con una squadra appunto forte e dimostrare che magari il campo a volte smentisce quello che sulla carta può sembrare più difficile, ecco. E io penso che questo modulo sia nel DNA dei miei giocatori, quindi a prescindere dalla volontà mia, in questo momento penso che i ragazzi si vedano in questo sistema di gioco per caratteristiche di tutti, dei difensori, dei centrocampisti e degli attaccanti. Quindi è un modulo che ad oggi è quello che secondo me rende di più per le caratteristiche dei miei ragazzi. Sotto l'aspetto umano lui mi ha dato tanto, mi ha dato delle responsabilità e io, come ho sempre detto, ho dato merito a lui perché comunque il fatto di farmi sentire importante dipende spesso dall'allenatore, ma del resto poi non è che siamo stato solo merito del mister che ha dato responsabilità a me, perché se io non avessi avuto dietro quell'asse portante per trascinarsi poi dietro tutti i giovani e gli altri non avremmo fatto niente. Quindi il merito di tutti, ripeto, mi ha dato la fascia da capitano e di questo ne sono stato capo, ma penso di averlo dimostrato anche l'anno della Serie B quando magari spesso e volentieri non giocavo, ma a me quello che interessava era sempre che non cambiasse l'aspetto umano, perché per me è molto importante. Poi andare in panchina o giocare, chiaro che mi dispiaceva, non è che non mi dispiaceva, però la considerazione e sentirsi importante è anche quando magari uno non gioca, e quindi sotto quell'aspetto non abbiamo avuto problemi. Che il nostro obiettivo è e rimane la salvezza, io la voglio raggiungere il prima possibile, come tutti i ragazzi, ma il nostro pensiero deve essere quello, perché dobbiamo affrontare ogni singola partita per vincerla come se fosse una finale. Il Latina, che l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie A, può darsi, non lo so, io non ci sono le certe situazioni, magari l'anno scorso affrontavano le parti in una maniera, quest'anno le affrontano in maniera diversa. Io guardo in casa mia e finché la pensiamo che l'obiettivo è la salvezza, forse qualcosa c'è da dire, perché se iniziamo a pensare che di diritto noi dobbiamo andare a Chiavari a vincere con la Virtus Entella, o di diritto che sabato dobbiamo vincere con Livorno, o che la prossima settimana dobbiamo rivincere un'altra partita, siamo fuori binario. È chiaro che noi sappiamo cosa abbiamo fatto fino ad oggi per far sì che la nostra posizione di classifica in questo momento ci permette di fare un sorriso. Ma guai, un sorriso, ma mai guai a pensare che siamo diventati bravi o che vinciamo, si fa risultato così, per forza divina. Assolutamente no.